Ragazzi, per chi volesse sostenere il canale, qui si può fare solo gratis con un semplice click. No abbonamenti, no donazioni, senza nulla togliere a chi le chiede. Noi non giudichiamo nessuno, ma noi non vogliamo né abbonamenti e né donazioni. Se volete fare abbonamenti e donazioni e volete fare un regalo a questo canale, come hanno fatto tantissime persone, non grazie a Giuse e ai ragazzi, grazie all'Inter che ci permette di fare questo, donate qualcosa ad un canile o ad un gattile, a quale Giuse, a quello più vicino a casa vostra. Portategli delle crocchine, delle scatolettine di carne. Non donate i soldi per sentire parlare di Inter qui, perché l'Inter dovrebbe essere di tutti gli interisti, per come la vediamo io, noi, ma soprattutto per come la vedo io, titolare del canale. Allora, a questo punto, sicuramente è tutto regolare, però come qualcuno chiede lumi sulla continuità aziendale dell'Inter, usando il condizionale, o su Lion Rock o su Grant Tower, conoscendo secondo me molto poco le dinamiche, le leggi, il contesto economico finanziario del calcio, io ho qualche dubbio, lo posso avere anch'io perché io uso il condizionale, sicuramente sarà tutto regolare, ma questo signor Saguiris, proprietario dell'Aston Villa, fa parte di Exor Partners Council, che è un organo primario di Exor, con a capo il signor Elkan. Ma perché? Così ho un dubbio anch'io, magari ora, tra l'altro tra un po' sentirò uno dei ragazzi, uno di quei ragazzi di cui parlavo che vuole fare un esposto tramite dei legali, si è affidato ad uno studio molto prestigioso di Milano, probabile venga fatto un esposto anche verso qualcun altro come lo hanno fatto a noi. Io vorrei solamente aprire una cosa, uso il condizionale perché molto probabilmente è tutto a posto e ci mancherebbe, però vorrei delle spiegazioni. Posso chiedere delle spiegazioni? È un reato? No, non lo è, non sto patteggiando io non ho nulla a patteggiare, né c'ho da affrontare un processo penale a breve, il Prisma. Io sto facendo una domanda. Mio diritto fare una domanda, ho qualche dubbio e ti spiego anche perché. Perché David Luiz, che è un giocatore clamoroso, no, David Luiz, scusami, il giocatore Luiz, insomma, il brasiliano che ha preso la Juventus, ora c'ho uno scioglilingua. Il giocatore che ha preso la Juventus, Douglas Luiz, le cifre stanno riportando, sono 22 milioni. Chi non lo conosce? Cioè, Douglas Luiz lo conoscono tutti, è un giocatore clamoroso. Non, ragazzi, bisogna essere onesti, Juve, non Juve, è un giocatore clamoroso. A mezza Premier League, aveva mezza Premier League dietro, Bayern Monaco, tutti i top club lo volevano. Valutazione del calciatore, ultima valutazione su Transfermarkt, 75 milioni. 75 milioni, un calciatore clamoroso. Complimenti perché è un calciatore clamoroso, Douglas Luiz. Però ha un valore di 75-80 milioni. Io vorrei capire, che sicuramente è un caso, che quel signore faccia parte di Exor. Io vorrei capire com'è possibile, visto che Transfermarkt riporta il valore di Illing. Sfido chiunque di voi, vorrei sapere quanti di voi conoscono Illing, che rientra nell'operazione del brasiliano, 13 milioni. Illing della Juve, è valutato 13 milioni su Transfermarkt, e Barrenechea valutato 7 milioni. Quindi in due, su Transfermarkt, questi giocatori sono valutati 20 milioni fra tutti e due. Quindi loro prendono con 40 milioni, e complimenti per l'affare, un giocatore che ne vale 80. Capisci? Posso avere qualche dubbio? Posso averlo? Non sto accusando nessuno. Posso avere qualche dubbio, come qualcun altro ce l'ha avuto sulla continuità aziendale dell'Inter? Ce l'ho più di un dubbio. Posso chiedere anch'io, chiederemo anche noi, com'è possibile pagare un giocatore che vale 80 milioni con due bambini che vengono valutati tra tutti e due 20 milioni, più 22 sono 42. Gli altri 40?
Perché ragazzi, non bisogna essere onesti, non me ne frega nulla se va alla Juve. Ma è un giocatore clamoroso questo qui, questo è fortissimo. Allora, qualcuno mi ha detto, giusto, ci sono ricascati, plusvalenze. No, io non dico ci sono ricascati. Possiamo avere lumi su come avete fatto a prendere con 20 milioni uno dei top centrocampisti in Europa, anche se lui non è europeo? Perché c'è qualcosa che non torna. Volete fare l'esposto, Matteo? Vuoi fare l'esposto? Fai l'esposto. Chiedi come mai due giocatori e sul transfer market vale 1,13 e 1,7. Quanto sono stati valutati? 50 milioni questi due bambini che non conosce nessuno? Poi Lukaku che ha detto ad un tifoso l'Inter non so nemmeno cosa sia. Lukaku, ma io l'avevo sempre detto che te eri un ometto, un omuncolo da evitare. Quando i tifosi dell'Inter l'estate scorsa ti volevano riprendere, ho litigato con l'80% dei tifosi dell'Inter quando dicevo va lasciato lì, lasciamolo lì, Miglio Verde va lasciato lì. Ora tutti contro Lukaku, ma io ho un sogno. Ho un sogno. Il mio sogno era che andasse alla Juve, ma mi va molto bene anche se va al Milan. Perché se Lukaku va al Milan, io stappo una bottiglia di champagne. Ciao Inter, complimenti per il brasiliano. Bello, il bel giocatore questo Luiz. Ve l'hanno proprio regalato. Ciao.